delle bonifiche, fate e stanziate dei soldi per le bonifiche stesse. Non togliete i soldi ai fondi di sviluppo e coesione, che poi andate in qualsiasi talk show o sulle slide a rilanciare un piano per il Sud. Poi sottraete 300 milioni per fare le bonifiche all'interno dell'Ilva di Taranto perché avevate sbagliato le coperture. Grazie. Grazie, non ho altri iscritti a parlare. Metto in votazione l'emendamento 1.214 De Lorenzis, parere contrario Commissione Governo, favorevole del relatore di minoranza. È aperta la votazione. Murer. Ravetto. Palese. Binetti. Mi pare che ora ci siamo. No, c'è una mano, Palma. Fanucci se corre proprio moltissimo. E se i suoi colleghi la fanno passare. Tartaglione. Tartaglione e Fanucci. Tartaglione ha votato, Fanucci anche, ha chiuso la votazione. La Camera respinge. Passiamo all'1.213 De Lorenzis. Scusate, 215, l'ha vista. Se nessuno chiede di intervenire, lo metto in votazione. Parere contrario di Commissione Governo, favorevole del relatore di minoranza. È aperta la votazione. Casellato, Furnari, Zan, siamo? No, Brignone, lassù non vedo, Furnari. Furnari non riesce ancora a votare, ecco, adesso sì, perfetto, mi pare che... Ah, Maestri, un momento. Se togliamo la tessera però è difficile che possa votare. Ah, ecco, stiamo togliendo proprio tutto. Carbone. Ha votato? Ok. Lattuca, ok. Moretto. Maestri ha votato, è chiusa la votazione. La Camera respinge. Passiamo ora all'emendamento 1.401 da votare ai sensi dell'articolo 86, 4 bis del Regolamento. Favorevole Commissione Governo, si rimette all'Aula il relatore di minoranza. È aperta la votazione. Forza, colleghi. Archi. D'Ambrosio. D'Ambrosio non riesce. Casellato. Provi, onorevole D'Ambrosio. Niente, non fa... Ecco, arriva il tecnico. Ok, si è spaventato dell'arrivo del tecnico. Sottanelli. Rabino. Poi chiudiamo, è chiusa la votazione. Mi scusi, ma non l'ho visto. La Camera approva. Ora ci sono una serie di emendamenti che sono stati accantonati, ma mi viene detto che il relatore è in grado di dare i pareri. Allora, chi parla per il basso o Massa? Prego, onorevole Massa. Sull'1,91. 1,91, 1,92, 1,90, No, no, 1,89,
1.87, 1.88 sono stati tutti accantonati, quindi sì, se lei è in grado di darmi i pareri. Io sono in grado per l'1.91 perché in realtà poi riguardano profili diversi. Va bene. Sull'1.91 il parere è contrario. Va bene. Perché no, se mi consente Presidente, vorremmo dare un minimo di molto spiegazione rapidamente, anche onorevole perché Massa. È stato accantonato molto rapidamente, è stato valutato approfonditamente la questione che è stata posta, che sostanzialmente è quella dell'esclusione dal credito alle dell'accesso al fondo di garanzia, per capirci, ecco, delle imprese, dice l'emendamento, facenti parte del medesimo gruppo societario direttamente o indirettamente collegati ad un socio delle medesime, con riferimento al gruppo ILVA. Questa formulazione a un esame attento della realtà è apparsa come eccessivamente estensiva e soprattutto priva di riferimenti giuridici certi per la individuazione delle società che rientravano eventualmente nella esclusione. La possibile riformulazione con riguardo alle imprese controllate da ILVA SPA invece sarebbe sostanzialmente inutile, perché quelle imprese o sono già nell'amministrazione straordinaria oppure hanno